Nel 1230 è attestata la presenza francescana nell'isola di Sardegna, in particolare a Cagliari, nella chiesa di Santa Maria de Portugrutis. In questo edificio si insediano i francescani, un edificio già dei monaci vittorini di Marsiglia. L'insediamento francescano è piuttosto precoce e viene documentato anche nel resto dell'isola di Sardegna. Pensiamo a Oristano, dove nel 1252 o 1253, secondo la lettura pisana, è attestata la presenza francescana di un convento la cui struttura è attualmente difficilmente leggibile. Mentre, ritornando a Cagliari, all'insediamento francescano di Cagliari, la documentazione scritta ci dà importanti informazioni. Queste informazioni sono legate all'acquisto nel 1275 di un terreno da parte dei francescani, che evidentemente insediano una struttura religiosa, la cui connotazione del XIII secolo, quindi del 1200, non è nota. Un edificio che ora non esiste più perché è andato distrutto alla fine dell'Ottocento, come riprenderemo nella nostra relazione. Nel Trecento, una fase storica nodale per l'edificazione della fabbrica, quindi della chiesa, si attestano delle importanti sepolture di personaggi legati alla vita cittadina di Cagliari. Personaggi di rango, evidentemente, che facevano delle elargizioni all'ordine francescano per poter essere sepolti all'interno dell'edificio. Tra questi personaggi abbiamo Lapo Saltarelli, giurista, persona nodale attorno alla quale ruota il nostro convegno per le celebrazioni dantesche. Noi possiamo attestare la presenza della sepoltura di Lapo Saltarelli qui a Cagliari, nella chiesa di San Francesco, grazie a questa documentazione epigrafica che riporta il nome del giurista in una lastra di dimensioni piuttosto consistenti, più di 2 metri di lunghezza, che è stata trasportata e spostata dall'edificio e dal luogo originario ove era collocata. Si tratta di un importante documento storico, non tanto perché registra la sepoltura di questo importante personaggio grazie all'epigrafe. Nella parte centrale della lastra troviamo addirittura lo stemma della famiglia Saltarelli, che è facilmente leggibile nonostante sia consunto nella parte superiore, probabilmente perché in una fase di reimpiego di questo manufatto, ovvero sia di riutilizzazione, venne collocato nella vicina chiesa di Bonaria, quindi nel santuario di Bonaria, qui a Cagliari, la soglia d'ingresso e di accesso all'edificio. Ora ce l'abbiamo musealizzato negli spazi di San Pancrazio, qui nella cittadella dei musei. Una riflessione critica va fatta attorno a questo manufatto, perché ci si pongono diverse domande, ovvero sia se lo stesso fosse legato a un monumento più complesso, un monumento funerario più complesso, e anche la relazione che quest'opera lapidea avesse con la struttura trecentesca della fabbrica, di cui poco c'è noto. Non andiamo troppo lontani nel fare dei confronti, anzi in realtà confronti con un monumento come quello di Simone Saltarelli, fratello di Lapo, ma che ha rivestito la carica di vescovo di Parma nel 1315, successivamente elevato al rango di arcivescovo di Pisa nel 1326. Ragion per cui gli viene dedicato, si commissiona un monumento funerario di straordinaria importanza e di straordinaria bellezza, realizzato da una delle più importanti botteghe centro-italiane, che è quella dei Pisano, capitanata in questo periodo da Nino Pisano.
Si tratta, come potete vedere, di un'opera monumentale straordinaria, con all'interno, nella parte inferiore, la cassa che sorregge la figura del defunto, un Gisan sdraiato, che si vede attraverso le colonnine che si spiegano grazie agli angeli che spostano queste cortine e fanno vedere l'immagine del defunto. Nella parte sommitale della cassa vi è un'immagine che rappresenta l'anima del defunto che viene elevata verso il cielo da due angeli. Questa immagine, scolpita nella bottega di Nino Pisano, è stata posta a confronto con un altro elemento scultoreo riferito alle sepolture trecentesche in San Francesco. Questo elemento scultoreo, già studiato da Dionigi Scano all'inizio del secolo scorso, i primi del Novecento, è la lastra sepolcrale di Vannuccio Orlandi, che ora possiamo vedere. Questa lastra funeraria è dotata di un'epigrafe che ricorda il nome della defunta. Ora è conservata e custodita nei locali della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, tuttavia viene registrata la sua presenza nel primo trentennio dell'Ottocento, ovvero sia quando Giovanni Spano, il canonico Giovanni Spano, è ospite del convento di San Francesco di Stampace, che ne registra la presenza della stessa nel lavabo della sacrestia. Quindi già nell'Ottocento, verosimilmente, anzi certamente, questo elemento scultoreo che faceva parte di un monumento funerario, semplice o complesso, questo in realtà non lo sappiamo, era non tanto descontestualizzato, spostato dalla sua collocazione originaria trecentesca. E questo ci induce già a riflettere quale fosse la struttura della fabbrica nei vari periodi storici, dalla fine del 200, periodo in cui viene edificata, non completamente, perché si tratta di un progetto in fieri che è legato, a mio avviso, secondo le sepolture e ai finanziamenti che vengono in seguito alle stesse. Ne abbiamo diverse prove attraverso la lettura delle fonti scritte. Ritornando al nostro manufatto che confluisce qui in Pinacoteca Nazionale dopo la distruzione dell'edificio che subì diversi danni già alla fine dell'Ottocento, nel 1871 il campanile fu colpito da un fulmine, pochi anni dopo crollò il tetto, ma il vero problema è l'acquisizione, la dispersione, l'alienazione dei beni che erano costruiti al suo interno avvenne dopo il regio decreto del 1866, quando ci fu la soppressione degli ordini ecclesiastici. Anzi, in realtà i francescani furono sfrattati ben prima. Tant'è che ora abbiamo questa straordinaria opera che ricorda la sepoltura di Vannuccia Orlandi, come vediamo nell'epigrafe che corre lungo il perimetro della lastra. E qui nella parte alta, preceduta da un signum crucis, vi è il nome, si spiega che qui giace Vannuccia Orlandi, figlia di Grazia Orlandi, quindi una famiglia importante cagliaritana che aveva anche le possibilità economiche perché questa fosse inumata e ricordata anche nelle preghiere all'interno della chiesa. Si tratta di un monumento, di una scultura straordinaria che in una prima fase è stata ricondotta alla bottega di Nino Pisano, successivamente alla taglia di Andrea Pisano, ma in realtà sempre ruota attorno a quelle che sono le più importanti maestranze del Trecento, della metà del Trecento. Vi è rappresentata nella parte centrale l'anima del defunto che viene elevata in cielo da due angeli volanti, così come abbiamo visto nel monumento del fratello di Lapo Saltarelli, Simone Saltarelli. Nella parte sottostante
parte vi sono rappresentati gli stemmi delle due famiglie, uno della famiglia Orlandi, due stemmi della tipologia gotica, attestati dal XII al XIV secolo. Sulla sinistra vediamo lo stemma della famiglia Orlandi, mentre sulla destra lo stemma della famiglia Vaglio, probabilmente alla quale si era legata la famiglia Orlandi. Si pone una riflessione critica sulla presenza di questi monumenti, sul legame che ci potesse essere tra i committenti e queste opere d'arte e le botteghe che le producevano. Ricordiamo, ora siamo nel meridione della Sardegna, ma nel giudicato di Arborea, Oristano, appunto, si documentano i flussi di circolazione di merci tra l'isola e la terraferma e l'Italia centrale, in particolare con l'attestazione di opere d'arte scultorea. Pensiamo all'Annunciata presente nella chiesa cattedrale di Santa Maria a Oristano, oppure pensiamo all'Angelo di Sagama, un'altra scultura lignea che documenta senz'altro il commercio di opere d'arte con l'Italia centrale. E non dimentichiamo un'altra opera firmata appunto dallo stesso Nino Pisano, che si trova nella chiesa francescana di Oristano, nella chiesa di San Francesco, un vescovo marmoreo scolpito da Nino Pisano, come attesta l'epigrafe posta alla base, che attesta sicuramente il collegamento, il forte collegamento che c'era tra l'isola e la terraferma. Perché noi dobbiamo intendere queste opere nell'accezione di merce, quindi come tale soggette all'importazione, all'esportazione, sulla base della situazione geopolitica del periodo. Il rapporto tra le sepolture e le inumazioni all'interno dell'edificio risulta fondamentale per la costruzione dello stesso e si cala all'interno di un processo evolutivo di un edificio che probabilmente era ancora in costruzione nella fase trecentesca, sicuramente non aveva la sua connotazione che ha potuto vedere il canonico Spano, che ha potuto registrare Carlo Pizzogalli nel suo progetto, che si basa sostanzialmente sulla testimonianza dello Spano. Quindi l'edificio ecclesiastico francescano, l'edificio mendicante, deve essere inteso come una fabbrica in fieri, in costruzione, non progettata sulla carta. È fondamentalmente per indagare sulle sue fasi evolutive e sulle sue fasi costruttive è necessario prendere in esame e analizzare il tessuto socio-economico che va posto sicuramente in rapporto con quella che è l'architettura nei vari periodi storici, a partire dalla sua fase di fondazione tardo duecentesca sino alla fase più tarda ottocentesca.